Signori, benvenuti! Seconda puntata. Ci siamo lasciati a Giubilopoli. Abbiamo catturato Bidoof e Starly. Vi ricordo di lasciare mi piace e anche per questa seconda puntata di farmi sapere quale starter avete preso. Dopodiché, insomma, vi farò altre domande nel corso dei prossimi episodi. E io intanto vado alla scuola per allenatori, perché non... sapete, io Pokémon no, la prima volta che ci gioco. Sì, sono allenatore da poco. Oh, ciao RNG, nemmeno t'avevo visto. Tieni, ti puoi riprodurre anche te. La famosa mappa città, ragazzi. Il nostro avversario RNG. Perché dovete sapere che la scuola allenatori di Pokémon Spada e Scudo, in realtà, cioè, era già stata inventata. Ti va di lottare contro di me? Secondo te? Abra, background decisamente, notevolmente meglio. Quelli di lotta lo abbiamo detto anche durante i nostri appuntamenti su multiplayer, ma insomma lo ricordiamo anche qua durante proprio questo gameplay. Adesso che appunto abbiamo il gioco per le mani, è effettivamente il momento del giudizio. Raggio scossa, 70% di possibilità di aumentarsi l'attacco speciale e viene centrata. Abra, sei bellissimo. Nonché sei in spittai con me. Maledizione che danno. Ora però è il Chimchar. Ti va a ridurre in poltiglia. Poltiglia particolarmente grigliata. Buono, 3 livelli. 9, 6, 4. Eravamo già lì lì. Inferno, impara provocazione. Starlord mi sale al 6 e Bidoof va al 4. Combattiamo anche con l'altra tipa? Ma sì. Ma sì, anche se abbiamo un inferno debilitato. Brunella. Attenzione a Brunella. Però siamo al 9. Inoltre, come lui mi tocca, io vado in range di aiuto fuoco. Basta che non critti. Siamo in range di aiuto fuoco. E siamo a 8 su 27, quindi siamo proprio sotto il 25%. E crit, quindi proprio aperto. A posto. A posto. Qui salgono ovviamente le caccole in the back. Come detto, diamo a Cesare quel che è di Cesare, positivamente ma anche negativamente, la cosa del condividi esperienza invece non mi piace per niente. Allora, andiamoci a curare. Che vuole Klopp, beh. Non ho ancora un Pocket, no. Pokécron. Noi lo vogliamo, ovviamente. Prima di subito. Come detto, poi anche nel corso della prima puntata, io quasi quasi mi regalo uno Shinx. Yes. Se si trova i tre clown. Dov'è che erano?
Ah, bellissima questa musina qui. Oi. Dov'è che erano i tre clown? Due. Un Pokémon guadagna punti esperienza e diventa... Sì. Questo serve anche come guida tutorial, chiaramente, per chi non ha mai messo le mani sui Pokémon. Dov'era il terzo? Non ricordo se era in qualche edificio o era nascosto. Allora, qui non si può andare a Paris Saint-Germain. Giubilopoli, città gioiosa. Guarda, figo! Ganzo! Era mica dentro al centro Pokémon. Era dentro un edificio, lo zio. Vedete? Quello che vi dicevo durante la prima puntata. Io non me lo ricordo. Ma meglio così, eh? Meglio così. Eccolo là. Quindi mo, se vado, questa è proprio la Pokécron SPA. Se vado qui con questi tre buoni, codice sconto Pardini, come se fosse Pampling, e si ritira il Pokécron. Andiamo. Codice sconto Clown, anzi. No, non era qui. Mio marito è il presidente. Oh, avete detto e me lo regalavate. Che scammoni. Lui è il padre, ho capito, c'è un'azienda, ci sono tutti i parenti. Oh, il mio Pokécron. Diavolo. Questa è la nonna del presidente. Quello sarà il figlio. C'è un ufficio. Niente ragazzi, ci hanno scammato. Musichina strabella quella di questo percorso. Mi sembra Pokémon. Rovistando nei ricordi, melodia fuori dalla, vabbè, per forza fuori dall'azienda. Oh, nemmeno due hit. Riccio scudo. Hanno rifatto l'aura dello startup, l'hanno fatta più simile quarta gen. Qui abbiamo rollato bene, c'ho Bidoof. Sandra! Teenager. Io lì non ci arrivo ancora. Ma voglio vedere qui se c'è qualche Pokémon nuovo, tipo Shinx. Non solo Starly. Qui si fugge. Boh,
Vista di falco c'hai, amica mia. Susanna. Boudiu. 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 Boudiu che diventa Roselia Roserade, eh? Roserade, altro proprio un strafigo di quarta gen. Paralizzante, maledetto te. Ecco. Forse riuscirà a attaccare. Sappiamo già la risposta. Ovvia. Le animazioni delle mosse migliori. Decisamente migliori. Decisamente migliori. 10, 8, 6. Starlord mi va all'8. Dobbiamo usare anche un pochino Starlord. Si usa solo Chimchar. Ma vedi che va Chimchar. Ho trovato per ora solo Starly Bidoof. Vorrei qualcos'altra, cara, cara fauna della regione di Sinnoh. Cos'hai da offrirmi? E offrirmi solo Bidoof, ok. Va bene. Ragazzoni, vi ricordate, vero, di lasciare mi piace ogni puntata? Bravi, bravi, bravi. Bravissimi, ve lo ricordo più. Niente. Starly, Bidoof e... come se piovesse. Famo una cosa, vamosi a curare. Prima battiamo. Ma noi non l'abbiamo battuto. Eh no, si era battuto le due teenagers. Erminio. Temibile nemico. Grigliamolo. Bravo Chimchar, mi hai preso proprio un parola. Vabbè, quindi non mi fai molto. Siamo modesta, quindi qui chiaramente poi vabbè, lui al 5 lo sbaffiamo. Erminio. I'm sorry, Erminio. Curiamoci. Per toglierci la para, più che altro. Io voglio il Pokécron. Più che altro... Starly... ferma, ecco... Noi abbiamo sguardo fermo. Qual è delle abilità quella che va su Intimidate? Questa la voglio vedere in diretta con voi, perché è importante. Perché se per esempio, se il nostro Starlord non mi diventa Intimidate, io già, cioè, fanculo. Ah no, parte fermo. Ferma lavori. Errore di rimembro. Può avere solo sguardo fermo e può avere solo intimidate. Ok, meno male, meno male. Ok.
nel mentre che aspettiamo se prendere Starly o meno. Poi a me piacerebbe, per dirti, vabbè, chiaro, Garchomp, mi piacerebbe anche Bronzong dentro. Non è molto adatta all'avventura perché è un supporter, ma mi piacerebbe. Bellissima questa semisfocatura sui lati. Mi piace. Io qui chiaramente non ci posso fare niente. Geodude? Ma no, la tradizione va portata avanti. Zubattone. Lo Zubattone. Io qui non posso fare niente perché serve l'mn. Cheeks! Boodio! Catturiamolo. Dobbiamo graffiarlo, perché se andiamo di braciere chiaramente lo mandiamo al creatore. Un PS. Comunque non ho deciso ancora, come avrete capito, che squadra fare. Vediamo che natura c'ha Boodoo. Se dovesse essere, sarà Roserade e quindi noi lo chiamiamo Rose. Sono ispirato, ragazzi. In realtà che fantasia di merda, però... In onore a Rose. Ardente, ardente, ragazzi. Più attacco speciale, meno difesa speciale. Cioè il più è buono, il meno no. Vabbè, tanto probabilmente neanche lo mettiamo in squadra, però... Tanto l'abbiamo messo lì, in cascina. Hai preso parte alla campagna per promozione? No. Niente, lì non mi fa andare, su non posso andare, quindi la chiave è ovviamente in città. Parlano tutti di sto cazzo di Pokécron, siete malati. Rapid Artigli. E noi lo diamo prima di subito a Starlord, che è meno speed. Il curable. Ok, quindi questo palazzo è completamente useless per i nostri fini. Finché non si ha il Pokécron non si va avanti, via. Va cercato, va cercato. Si parla con tutti. Oh. Vengo da due foglie. Sì, sì, vengo da due foglie. Amico mio. Lui non si sposta, la piccinina... Oh. Rientriamo qui, ragazzi. Sono quasi contento di non ricordarmelo, vi dico la verità. Siamo un'azienda a conduzione familiare. Qui riesco dall'altro lato, cioè non è che... Non è che guadagno chissà cosa. Io riparlo con tutti. Col vecchino qui ci si era già parlato. Ha parlato con tutti tranne col bimbo. Che insomma, mi svela che ci sono due colori diversi. Signora, dov'è il suo marito? Forza! È grave, se lei non sa dov'è il suo marito. Io
Così lei. De. Ritorniamo alla scuola per allenatori, che spesso vabbè, tipo erba, certo, giusto, giustino. Qui non mi ci fanno andare. È buggato, ragazzi, è molto semplice. Sono allenatore ben informato, esatto. Ah, comunque sono un coglione perché l'omino Buffy è lì, nel mezzo, e tipo io ho girato 20 minuti quando devo parlare con lui. Figura di merda. Voletemi bene. Bellissimo, ragazzi. Quindi se premo R, Pokémon. Si vola. Il contapassi, ragazzi. Cioè. Delizioso. Ma no, non va via. Cioè, ora non va più via, fatemi capire. Non va più via. Eccolo, rivalone subito. Grande RNG, grande RNG. Oh. Impara RNG. Credi che sia finita qui? Puoi scordartelo. Qui saliranno tutti di livello, perché lui è al 7 ed eravamo già a 3 quarti. No, 3 quarti no. Guarda lì, 20 d'attacco speciale. Piplup. Togliamo e mettiamo il nostro Star-Lord. Botta. Poi è botta. Ah, Crittone. RNG. Giusto. E qui, dato che abbiamo rapidi artigli, facciamo attacco rapido. Tanto la stessa potenza d'azione. Oh, piano, te. Tira troppe botte. Bellino, primo. Anche se mi sa che mi prenderò Torterra su Twitch. Non lo so. Decideremo insieme. Sì, amico mio, si prospetta una lotta difficile, soprattutto perché adesso entra Rose, che piglierà una botta e muore, però magari ha fatto ruggito, vediamo. Botta. Ah! Ruggisci. No, dai, ma anche te stai Arjo. Stiamo girando un video gameplay, RNG, cazzo, vieni incontro. Mi faccio più con braccia, ragazzi. Ma lei non ha mossa water lui. Cioè teoria ce la dovrebbe avere, però non la usa. A me gli viene imposto dal gioco di non usarla, perché. E Rose non prende esperienza perché e sta muerto. Star-Lord impara attacco d'aria. Oh.
abbiamo finally, quindi lui va a Mineropoli, abbiamo finally no, questo non è il centro Pokémon, questo è il centro Pokémon. Ecco, tenendo primato R, il Pokémon se ne va. Boh. Vedi? Improvvisazione. Andiamo. Andiamo anche noi verso Mineropoli. Qui ci sarà roba buona. Dai. Dai. Voglio migliorare la squadra, voglio farla figa. Ce ne vuole più dei piccioni, ragazzi. Me non piace la Repubblica, te. Ehi, basta, sti pennuti. Voglio qualcosina di... Starly. Basta. Voglio Shinx, 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 Shinx. Non è Dessinno. Io intanto lo piglio. Giusto, cazzo piglio. No, non lo piglio, fa teletrasporto. Ma intanto vediamo qualcosa di diverso. Ultimo tentativo. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Cioè, in due puntate di gameplay io ho trovato solo Starly, un Abra e un Budiulo. Siamo vicini a Monferno, peraltro. Potremmo già farcelo durante questa prima puntata, eh. Seconda puntata, pardon. Boia. Fatta benissimo la fiamma... La fiammo coda. Del nostro Chimchar. Zubat. Siuski. Rose. Sale. C'è un oggetto. Non ce lo prendiamo. Salta. Il primo Pokémon a scendere in campo è proprio la prima lista. No, ma davvero. No, ma boh, ma hai aperto un mondo, ma. Quindi ci andiamo andare. Dai, qui c'è. Qui c'è roba buona. Qui c'è roba buona. Lo sento. Sento l'odore. Qui c'è roba.
Allora, l'obiettivo, ragazzi, è fare tutto il gameplay con la maglia di Pumpling senza mai lavarla. Quindi probabilmente arrivare alla puntata 18 con la maglia che gioca. E io che gli dormo dentro. Vabbè, vi piace questa cosa? Oh, un cricket tot, che però salutiamo perché è bug, quindi debole. A fire, ciao, ciao cricket tot. Fin quando non si evolvono i cricket tot, sono ignorabili. Attenzione, attenzione, vice. Sì, sì, no, ma questo giro, a questo giro... ho detto. Ma si prova, si tira una sbolla. Proviamo. È gratis, praticamente, perché Lucinda me la regala ai 20. Attenzione. Eccolo! 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 Livello 5. Shazam, lo chiamiamo. Ha! Non me li sono preparati, sto scherzando. Soprannomi, io penso soprannomi più tristi di questi, non li avete mai visti. Vediamo un po', allora, se ha una natura bomba, tipo timido, modest, è nostro uomo. Fiacca, fai cagare, ciao. Tanto era gratis, l'ho preso, cioè, voglio dire, mi sembra niente di no. Parte la sfida di Annette, teenager. Bidoffo. Carichiamolo di... Siuski Bidoff. Comunque, sono sottolivellati, intanto che noi prendiamo Cresci Pugno. Boia! È vero, non esisteva prima, Power Up Punch. Peccato siamo modesti, però va bene, nel senso, con Cresci Pugno allora ottimo. Stavo dicendo, sono sottolivellati, però onestamente... ci sta che dopo un'ora e dieci di gioco tu sia al 12. Non ci sta che tu trovi ancora roba al 4. Boodoo. E via. Comunque noi faremo una run dove non giocheremo pozioni, non giocheremo switch fissi, peraltro. Dai, Shinx. Voglio vedere l'animazione. Vabbè, niente di... niente di Kene. Niente di Kene. Sarà bella vedere l'animazione di Zuffa, raga. L'animazione di Zuffa si vola. Io direi ci battiamo questo allenatore e l'altro e poi ci salutiamo perché non voglio ammollarvi un pappardellone da 50 minuti. Poi nella prossima puntata Monferno probabilmente. Molto probabilmente. Molto probabilmente. Colpo basso.
Shazam al set, vabbè, ma tanto non ci interessa, lo scaffaleremo, quindi. Boh, ho messo un passo nell'erba, Shinx. No. Ogni Pokémon selvatico, io dirò Shinx. Venga, signorina. La si faccia sfidare, prego. Simona Teenager. Anche te. Hai pigliato per il culo. Tutti Starly. Solo Starly. Pokémon Diamante Starly e Perla Starly. Se li preordini... Statuetta di Starly. È così che funziona. Comunque noi, in attesa chiaramente di costruire la nostra squadra con roba figa, stiamo facendo tutto con Chimchar Inferno qua, e quindi chiaramente ce l'abbiamo a livello 38. Vabbò. Signori, io vi mando un bacetto, va bene? E noi ci vediamo prossima puntata, domani. Grazie a tutti. C'è da andare a Mineropoli, eh? Non mi lasciate solo, eh? C'ho paura nelle grotte andare da solo. Ciao ragazzi.